che guardare al di là dei contorni, percepire l'essenza del cuore, immenso e unico grande motore. Chi sei tu per sentirti migliore? Nessuno dovrebbe mai dire chi sia giusto oppure non vale. Prova a metterti nei panni di un altro, scoprirai quanto poi sia speciale. Arcobaleno di colori, siamo diversi e in fondo uguali, siamo come tulipani di seta nera da custodire. Mille volti, un solo cuore, universi paralleli nel giardino della vita. Siamo noi quei fiori rari, siamo noi quei fiori rari. È l'insieme dei suoni diversi a creare una stessa armonia, a dar voce a tutti gli opposti. È la musica, questa magia. L'arte scivola sulla realtà e racconta le sue identità, rompe gli argini, mille barriere, e dà voce a chi non ne ha, e dà voce a chi non ne ha. Arcobaleno di colori, siamo diversi e in fondo uguali, siamo come seta nera da custodire. Mille volti, un solo cuore, universi paralleli nel giardino della vita. Siamo noi quei fiori rari, siamo noi quei fiori rari. Accorciamo le distanze, abbracciamo le differenze, perché conoscere nuove realtà è il vero atto di libertà. Grazie. La donna che ogni settimana, sempre con un'auto diversa, accompagna i telespettatori a vedere l'Italia in lungo e in largo con Easy Driver. Metis Di Meo. L'uomo che, puntuale, alle 6:40, fa da sveglia agli italiani insieme al caffè con Uno Mattina, Franco Di Mare. Buonasera a tutti. Buonasera. Non so se domani riuscirò a essere puntuale alle 6:40, ma buonasera Metis, ben arrivati a questa serata. Buonasera a tutti, è un piacere finalmente essere su questo palco con te. Piacere mio davvero. Io direi che intanto salutiamo il maestro Vince Tempera, buonasera maestro. Un asse portante del Festival Tulipani di Seta Nera, grazie maestro per essere qui con noi. Richiamerei anche Sara Galimberti. Sara, eccola. Facciamo un applauso a Sara Galimberti. Le parole della sigla che abbiamo sentito sono le sue. Ciao Sara, benvenuta. Vieni, raggiungici al centro. Il maestro ha composto la sigla, Sara le ha donato le parole e ormai è la nostra mascotte da un po' di anni, Sara. Questa sigla è stata veramente un dono del cuore? Sì, devo dire che sono onorata di essere qui, molto emozionata. Vedo tanta gente e questo è positivo, vuol dire che c'è partecipazione rispetto al messaggio, insomma, principale di questo festival, anche della canzone, che racconta un po' anche la mia storia, e spero che anche gli altri possano trovare un pezzettino di sé. Grazie, grazie a tutti. Grazie Sara. Grazie. Buon proseguimento. Questo è tuo. Cogliamo questa occasione, allora aspetta, Sara, per donarti quello che noi chiamiamo il testimonial del sorriso diverso. Io lo dono al maestro Vince Tempera, Franco lo dona a te. Grazie. Maestro, posso venire da lei? Grazie. Il maestro non si divide mai dal suo pianoforte. Rimane qui con noi? Certo. Faccio l'entrata, va. Mi diletto con quattro battute ogni personaggio che entra. Grazie mille al maestro, grazie mille Sara. Sara, a te l'omaggio floreale. Grazie.
da parte del Festival Tulipani di Setanera. Franco, devi sapere che Vince Tempera è una parte della nostra giuria, il nostro compositore, maestro d'orchestra, è un giurato molto ferreo. Sapete che lui ha scritto tra le sigle e i cartoni animati più belli della televisione italiana. Mi permetto di dire, perché so che il maestro ci tiene, che UFO Robot è di nuovo in classifica dopo 40 anni all'ottavo posto. E ragazzi, è un super record del maestro. Ha dato anche alle stampe un lavoro recentissimo, le versioni, tutte le versioni italiane delle musiche di Bud Baccarat, che si troveranno nelle librerie, nei negozi. Sì, è in uscita una rilettura di Baccarat che il 12 maggio compie 90 anni e che debuttò in Italia alla Bussola di Viareggio 50 anni fa. Salutiamo anche Michela e Thomas, che come vedete, tra poco vedrete anche Michela, che danno una mano a chi non può sentire, a, comunque a seguirci attraverso la lingua dei segni. Thomas, così come Michela, è un interprete certificato dell'Ente Nazionale Sordi, mica come quello che sta lì sul palco accanto a una serie di nomi internazionali traducendo chissà cosa durante i funerali di Nelson Mandela, ve lo ricorderete, uno scandalo internazionale. No, questo c'è Michela che ride. Anche Michela ride. Fatti vedere Michela, vieni, eccola. Facciamogli un applauso, perché per loro è molto complesso seguirci e sono 3 giorni che sono dietro a noi. Grazie Thomas, grazie Michela. Bene, un rapido riepilogo, sono 4 le sezioni dei premi assegnati questa sera. Il primo in assoluto è il miglior corto, ovviamente, ma sarà il clou della serata. A seguire il miglior esordiente, premiato con un premio che ha un nome particolare, un sorriso diverso. Poi ci sarà il premio Rai Cinema Channel, che è il corto più votato sul web. Si tratta di 31 corti selezionati sulle centinaia di corti che sono arrivati da tutto il mondo. E poi, infine, ultimo ma non da ultimo, il premio Giuria di Varietà, con 200 giurati. Si sono svolte le premiazioni dei, diciamo così, degli aspetti tecnici premiati di questi corti nei 2 giorni che hanno preceduto questa serata e che hanno visto Metis come protagonista, ha tenuto in ostaggio alcune centinaia di persone. Credo che abbia sfiorato la denuncia penale. Si sono lamentati, penale, ma molti sono rimasti bene. Lì. Quello che è accaduto quest'anno, nell'11ª edizione, ve lo riassumo brevemente, sono arrivati come sempre tantissimi corti, tra i 100 e i 200 da ogni parte del mondo. Come molti di voi sapranno, il nostro è un festival internazionale del cortometraggio che ha un tema ben diverso dagli altri, perché si tratta proprio di abbattere la paura del diverso. Parliamo di diversità sessuali, razziali, economiche, sociali. Non cerchiamo soltanto chi ci parla di un problema, ci pone in un punto di vista differenti, cerchiamo addirittura anche la soluzione all'interno del racconto. Diamo spazio a nuovi professionisti nel mondo del cinema, ma cerchiamo anche di valorizzare dei piccoli lavori di grandi professionisti. Abbiamo una giuria eccelsa, a mio avviso, che ci segue anche nella Festa del Cinema di Roma e nel Festival di Venezia con una giornata sociale. La nostra presidentessa della giuria, che è la preside della più antica scuola di cinema del mondo, ovvero il Centro Sperimentale di Cinematografia, alla quale farei un applauso, perché è lei che dà il là a questo gruppo di esperti. Carlo Brancaleoni, che da sempre ha seguito e dato veramente un futuro a più di 200 registi italiani a Rai Cinema. Paolo Genovese, sceneggiatore nonché eccelso regista. Il maestro Vince Tempera, che abbiamo appena avuto il piacere di sentire e non ci abbandonerà tutta la sera. Nino Celeste, rinomato direttore della fotografia che ha lavorato da Pasolini sino alla Piovra. Valeria Melillo, attrice musa di registi come Dino Risi, di Cristiana Comencini, conduttrice e autrice di Firmato Rai 1, che è un approfondimento dei film che possiamo vedere sulla prima rete, e Laura Bortolozzi, palinsesti acquisti di Cinema Rai Gold, nonché scrittrice. Loro ci hanno donato i corti che sono stati visti dalla nostra giuria e tra di essi ci saranno i vincitori. Questo festival ha anche una madrina e un padrino, diciamo. Come sempre. Li vogliamo annunciare? Cominciamo dalla madrina, anzi direi, la vogliamo vedere? Vediamo. Vediamola insieme. Dovete parlare, chiedere consigli. Un problema non è qualcosa che si risolve da soli, un problema si risolve insieme. Thank you.
Era la Miriam Catania. Benvenuta Miriam. Ben arrivata. Buonasera. Ciao Miriam, benvenuta. Ben arrivata. Miriam è la dimostrazione vivente, ben arrivata Miriam. Grazie. Che il nostro cinema ha un aspetto particolare che lo rende davvero unico al mondo. La scuola di doppiaggio italiana è la migliore del mondo. I doppiatori italiani non prestano la voce, prestano un'interpretazione che è tutt'altra storia. E infatti i migliori doppiatori italiani sono anche degli eccellenti attori, come avete visto. Miriam non fa eccezione a questa formidabile scuola ed è figlia d'arte, diciamo, figlia, nipote, cugina, sorella. È vero. Cioè, sono nata e cresciuta sui set, nelle sale, è stata la mia vita e lo è tuttora. E lo è tuttora. È una meraviglia. È più difficile doppiare o interpretare, come hai fatto adesso? Sono due lavori diversissimi, io li amo entrambi, in ognuno dei due ci sono tante cose di cui si ha paura, dell'interpretazione, dell'ansia da prestazione. In entrambe le cose c'è una magia, quindi io li amo entrambi in maniera molto diversa. Miriam, senti, l'emotività della tua voce, oltre che il tuo volto, hanno dato vita a tanti personaggi femminili complessi, particolari. Hai saputo raccontare le difficoltà di una donna nel mondo del lavoro, nella famiglia, nell'inserimento magari dopo alcune difficoltà, come per esempio la gravidanza. Ti sei ritrovata all'interno di questi ruoli? Ma in realtà pensavo proprio a questo film per il quale sono stata invitata, ringrazio tanto di questa... di essere madrina di questo evento bellissimo che ormai c'è da anni e qui proprio trattavo un tema che riguarda questo evento, cioè il bullismo. Si parlava di questi bambini che trattavano male questo bambino diverso, un po' più debole, più fragile, più emotivo, e quindi in questo film ho avuto la possibilità, attraverso, facendo un ruolo molto diverso da quelli che mi hanno sempre offerto, un insegnante delle elementari, ho sempre fatto personaggi più, ora che sono diventata madre, forse più grande, più donna, ho avuto l'occasione di fare un ruolo veramente interessante. Io direi che manca qualcuno sul palco con noi. Manca il padrino, secondo direi me. Direi di sì. Vediamo questo video e poi lo scopriamo insieme. La quiete prima della festa. Avere una confidenza con la felicità e con le cose belle ti rende la possibilità di vivere la vita come una grande occasione. Paolo Ruffini! Ma che eleganza! Buonasera. Complimenti. Che bella giacca. Buonasera, grazie, buonasera. Non ha bisogno del microfono, io glielo do lo stesso, ma come vedete... Che voce! Ah, sì, vabbè, tanto mi senti... Vabbè, va bene, parlo, sì, bene, buonasera a tutti, grazie. Inizio a parlare velocissimamente, così vediamo se alla mia sinistra riescono a tradurre tutto quello che abbiamo fatto. Inizio a vedere la crisi epilettica, attenzione che questo signore adesso ha dei problemi, volevo salutare e volevo fare io un applauso a tutti gli amici. Ciao a tutti! Ciao. Scusami, parlerò lento... Fantastica, è l'unica richiesta che aveva fatto Thomas, sì, parlate infatti. Piano. Io gli ho dato un copione di quello che farò stasera, esatto, così seguire. No, ci mancherebbe. Buonasera. Allora, siamo felicissimi che Paolo abbia accettato il nostro invito come padrino, innanzitutto perché ci ha fatto un dono ieri e ci tengo a condividere quello che gli ho raccontato poc'anzi. Ieri, fra i tanti fuori concorso che facciamo vedere all'interno del festival, abbiamo visto un suo film... Sì. Lungometraggio, chiamiamolo così, Resilienza, e abbiamo scoperto un pezzo del cuore di Paolo, metà della platea praticamente è uscita piangendo, l'altra metà che diceva voglio conoscere Paolo, è una persona meravigliosa, piangevano tutti. Dai, è stato veramente un piacere scoprire che ha dedicato gran parte della sua vita tra le associazioni, ma anche come produttore, oltre che sicuramente lo conoscete come attore, come regista, come comico, ma c'è un'altra vita di Paolo che oggi scopriremo, secondo me. Ma ora non so se è una seduta psicanalitica, insomma spero che abbiate cose anche più importanti. No, il film
film senza dubbio è una bellissima esperienza, che non è un film, è un'esperienza. Tutto, per chi non l'ha visto, si chiama Resilienza, nasce dal fatto che un mio carissimo amico purtroppo ha avuto un lutto, un bambino, che uno dei tre figli suoi purtroppo se n'è andato a 14 anni, però ha ridicolizzato una malattia tremenda che è il neuroblastoma. Lui a 8 anni ha avuto questo neuroblastoma, che è una forma tumorale pazzesca, gli avevano dato 6 mesi di vita, è arrivato a 14 anni con una qualità di vita straordinaria. E quando un amico ovviamente subisce un trauma del genere, la prima cosa istintiva che tiene da fare è: hai bisogno di qualcosa. Io sono andato da lui e gli ho detto: hai bisogno di qualcosa? Lui mi ha detto: guarda, aiutami a tenere vivo Alessandro. E quindi mi è venuto spontaneo farmi aiutare anche dal cinema. Abbiamo prodotto questo film con i due fratelli più grandi di lui e abbiamo realizzato un film che parla di coraggio, di bellezza, di vita. Io ho imparato un sacco di cose. Per esempio, io non mi ero mai accorto che mentre se perdo un genitore divento orfano, se perdo un compagno divento una compagna, divento vedovo, se si perde un figlio non c'è una parola che possa descrivere quella condizione, né nel ceppo linguistico indoeuropeo né in quello anglosassone. Quindi è come se l'uomo avesse sempre rifiutato questa condizione. E quindi trasformare il limite in opportunità è una risorsa che Alessandro ci ha insegnato e che era strepitosa, perché lui diceva: la vita può essere anche feroce, ma sarà sempre ferocemente meravigliosa. Poi scopriremo anche un altro aspetto di Paolo, che ha trasformato in arte anche una differenza che può diventare una qualità in up and down, ma ne parliamo dopo. Grazie a voi dell'invito. Grazie a te. Paolo, stiamo dolcemente cacciando. Grazie. Miriam, rimani con noi, ci vediamo fra pochissimo. Ci donerà un pezzo dei suoi ultimi racconti. Miriam, rimani con noi per il primo premio? No, già fatto, bello. Per forza. Chiamiamo Federica Lo Iacono, responsabile del canale Rai Cinema Channel. Eccola che arriva. Accogliamola con un applauso. Federica è una parte integrante del nostro festival. Ciao Federica. Ciao. Come va? Ciao Federica. Tutto bene? Ecco il microfono. Ciao. Ciao. Guadagna il centro, tutto tuo. Venite qua, venite al centro. Ecco. Un po' più avanti. Ecco. Allora, dovete sapere che Federica è responsabile di Rai Cinema Channel. Rai Cinema Channel non soltanto segue i festival italiani, dà grande opportunità di visibilità a tanti prodotti come il nostro, come Tulipani di Seta Nera, e i 31 corti che erano stati considerati idonei al festival erano all'interno del portale www.tulipanidisetanera.rai.it e si potevano votare. Grazie, che hai detto tutto. È andata così. Ecco, e abbiamo ovviamente il vincitore. È stata una bella battaglia, immagino. Molto. Seguivamo ogni giorno per vedere come stava andando. Anche perché purtroppo la grande cronaca, la grande attualità, la grande politica internazionale, la geopolitica offrono in continuazione, diciamo, spunti, ahimè. Sì, hai ragione. No, è stato divertente perché in azienda, a Rai Cinema, tutti noi avevamo il preferito, ovviamente. E quindi eravamo lì, ecco, sta vincendo quello. No, il mio ha superato. E alla fine devo dire che non c'era dubbio, ha vinto uno che spero tutti quanti voi abbiate potuto vederlo o lo vedrete, e i ragazzi mi hanno preparato una cosa bella da dire e mi piacerebbe appunto condividere con tutti voi che raccontare la realtà è sempre un rischio, nel guardarla si può perdere la speranza o si può essere incoraggiati a perseguirla. Rai Cinema ha deciso di rischiare, di aiutare la verità ad arrivare al cuore di tutti coloro che ci seguono. In questo caso ringraziamo 35.696 sguardi che si sono appassionati a guardare questo bellissimo corto. Posso dire chi ha vinto? Io direi che innanzitutto un applauso, va, perché questi numeri non sono indifferenti per dei cortometraggi. È stato un lungo lavoro promuoverli. Siamo veramente felicissimi. Addirittura è una busta d'oro. Sì, e ne vale la pena. Te lo tengo io. Grazie. Allora, sono onoratissima di dire che il premio Rai Cinema Channel dell'undicesima edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2018 va a Virginia Barrett per il film A me resta la speranza. Sì. Virginia Barrett è in sala? Vediamo. Eccola che arriva. Buonasera. Virginia, complimenti. Buonasera. Ben arrivata. Sì, ma che bel lavoro che hai fatto, complimenti. Ci hai fatto piangere tutti.
Virginia, grazie. Vieni al centro, vieni al centro, in mezzo alle tue premiatrici. Grazie, grazie a voi tutti, è un'emozione fortissima perché è un lavoro che abbiamo fatto insieme a tutto il cast. Sono qui con me Marcia Sedok, la protagonista, Roberto Del Monte, anche il direttore del Gospel Choir, il coro gospel della colonna sonora finale, e anche il maestro Marco Guccione, autore delle colonne sonore di accompagnamento. Ringrazio anche il maestro Maurizio Indelicato e Gaspare Federico, che hanno seguito tutto l'altro, la parte musicale della fine del corto, e grazie soprattutto a chi ha permesso e ha guidato i miei pensieri, la mia mano e il mio cuore, cioè chi da lassù ci guarda. Grazie, è un'opera del cuore. Ecco il tuo premio, ti tengo io il microfono. Consegna ufficiale, Centro Parco, guadagnate il centro, così per i fotografi fate una foto ufficiale di rito. Virginia Barrett vince il premio Rai Cinema Channel con A me resta la speranza. Ci sono anche i fiori, non lasciamo i quadri. Grazie Federica, grazie Miriam. Grazie Virginia. Ci vediamo tra un po'. Federica, ridammi il microfono. Niente. Non ci provare. Grazie. Sarà così tutta la sera. Allora, bene. Vorrei chiamare sul palco un dirigente di Rai 1, giornalista e scrittore, nonché autore e conduttore di un programma che è molto attento al mondo del cinema, ovvero Top. Angelo Mellone. Ciao Angelo, ti do il microfono e la stretta di mano. Buonasera. Angelo, come sta andando questa esperienza Top? Si sta parlando di cinema su Top Rai 1. Molto bene, adesso sto pensando a Torino-Lazio, adesso mi concentro su Top. Ma l'esperienza di Top è un programma di moda, cinema, tendenze, insomma, sono temi piuttosto surreali, un po' strani rispetto al palinsesto di Rai 1, però avere 1 milione di spettatori a 1 di notte, il sabato sera, è bello, e quindi ci riteniamo stretti. Direi che è un grande riscontro, che un grande risultato per Rai 1. Con il web, questo è quello che ti tocca leggere. Con che il web, il rapporto immediato soprattutto di mia figlia, che fa parte della generazione degli eternamente connessi. È partito un assist. Vogliamo aprire questa busta allora? Sì, allora leggi. Arrivo. Belle queste buste dorate. Allora, premio Sorriso Diverso della 11ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2018 a Christian Maraziti per il film Sconnessi di Christian Maraziti. Vieni qua e goditi la motivazione. Però devo leggere la motivazione. Vabbè. Allora, la motivazione: per fare in modo che la passione attraverso la volontà si condensi in un prodotto di pregio, è necessario che si creino le condizioni ideali e un'alchimia fuori dal comune. Solo chi, come Christian Maraziti, è in grado di riuscire a immergere gli altri nella propria visione può sperare di ottenere un risultato unico. A lui, con l'augurio che dopo la sua opera prima Sconnessi possa ancora portarci con sé a scoprire chi siamo, per ridere, riflettere e cambiare. Allora, complimenti Christian. Ecco. Aspetta, il premio va al premiatore. Foto di rito te lo deve consegnare lui. Beh, per forza, facciamo il gioco delle tre carte. Fermi lì, fermi. Ce la possiamo fare, prendo la motivazione. Voi mettete, facciamo finta di tenetelo. Non sta succedendo nulla. Tutto a posto? Mano nella mano. Vai, al centro, al centro. È nata una coppia. Facciamo un applauso a Christian Maraziti per Sconnessi. Direi di sì, un attimo sul pianoforte. Sì. Non c'è linea, non c'è connessione, non c'è linea, non c'è il wifi. Siamo sconnessi. Scusate, ma non possiamo chiamare qualcuno con un sistema? Ho detto Nelson. Cavallo sei. E la regina? La regina è donna. Quindi? Ma come cazzo gli fa? Che succede? Sto sgravando! Il parto, faccio io! No! In Siberia ha fatto partorire molte vacche. Carro attrezzi in Trentino.
Vuoi che cerchi la Carrà in trenino? Abbaffa. Non è molto gentile da parte tua. Zitta che c'è gente. Allora, grazie, ci siamo grazie. Gustati un pezzettino di Sconnessi. Però devo dire che sono molto contenta perché Cristian, oltre ad essere un caro amico, è stato parte del festival, ha fatto tanti cortometraggi come No Limits, ha partecipato raccontando, veramente mi ricordo anche Pollicino, tanti aspetti della diversità, quindi l'abbiamo visto crescere tutti insieme. Ma qui. Ma questa è una diversità che ci accomuna tutti. Diciamo. Direi di sì. Assolutamente sì. No, io sono molto legato a questo. Intanto voglio ringraziare, torna la voce, voglio ringraziare il cast, tutta la troupe, i produttori. Allora facciamoli salire. Roberto Cipullo, il produttore. Roberto, eccolo, Roberto Cipullo. E anche... Eccolo, eccolo, Robby. Allora, Roberto ha paura che io parli. Tutti temono che io prenda Stiamo il microfono. Stiamo facendo il balletto del gambero, allora. Venite più avanti, venite più avanti. Sì, no, tutti semplicemente, hanno paura che volevo dirti che io sono molto... Intanto dedico questo premio a tutte le persone qui presenti che mi hanno sempre sostenuto, mi hanno dato la forza di andare avanti e essere qui stasera. Grazie veramente di cuore, perché sono in tanti. E soprattutto la mia fidanzata... ho fatto tanto e i miei dietro genitori un grande uomo, e i miei genitori che mi sopportano da tanti anni. Grazie. No, e soprattutto io volevo dire è una storia incredibile, ti devo dire tre parole perché è successo che anni fa io fui opzionato per un film, una commedia, è successa una storia molto legata alla diversità. Avevo questa commedia che per 5 anni, 5 opzioni con 5 produttori diversi. Io ogni anno stavo lì per fare questo film e non lo facevo mai. A un certo punto mi salta l'opzione e arriva un ragazzo, mentre stavo in teatro facendo uno spettacolo con Caterina Morino, arriva in teatro e mi propone un corto. Leggo questo corto e alla fine del corto mi emoziono e scopro che era un corto sull'Alzheimer. E solo che faccio, che non faccio? Ho detto, vabbè, dai, lo faccio. Mi metto 3 mesi a lavorare sull'Alzheimer, interpreto questo corto, dopodiché lo mando ai Tulipani e vinco il premio come miglior attore protagonista. Dopodiché ebbene sì. Viene candidato al Globo d'Oro, fino arriva al MoMA di New York. Ho detto, caspita, vedi, cioè, io volevo fare una commedia, ma io voglio fare una commedia, per cui faccio l'anno dopo, incontro il sesto produttore. Sesta opzione, sto lì per fare il film, fallisce la produzione. È una storia vera, non era, ve lo assicuro. Una storia vera. Succede questo. Non certo, ero io. Non era lui. Vado in palestra, depresso, con le mie spalle a crodino, e a un certo punto mi vado ad allenare, mi si avvicina un ragazzo con la sedia a rotelle, mi si avvicina e mi chiede, senti, so che tu fai questo lavoro, mi piacerebbe fare una cosa insieme a te. Io ho un'idea fighissima. Io lì per lì ero un po' frastornato, non gli ho dato il peso, ma... Questo ragazzo aveva questi occhi talmente sinceri, puri, questo entusiasmo che non gli potevo dire di no. Per cui, che cosa faccio? Gli coproduco il corto, mi vendo la macchina, quello che era rimasto perché c'era uno sportello, uno specchietto, ormai c'era più. Mi vendo la macchina e questo corto finisce a Los Angeles e su 12.000 corti arriviamo tra i primi 8 al mondo, rischiando di andare agli Oscar. Ho detto no, vabbè. Ma io volevo fare la mia commedia, trovo un altro produttore. 2009, settima opzione, sto alla settima opzione, sto per fare questo film, te lo giuro, ormai è quasi fatto, ci sto, mi salta l'opzione della distribuzione, è per cui il film salta. Disperato, adesso chi mi contatterà? Magari Cottolengo, non lo so. Facciamo un salto nel tempo, Cri, arriviamo al 2017. A un certo punto, stringo. Mi propongono un film sull'Ebola. Basta, no, anche Ebola, no. Mi propongono un film sull'Ebola. Sto finendo. Un film sull'Ebola. E decido di fare un docufilm sull'Ebola che va al Festival di Roma e ha un riconoscimento miglior film per la critica sociale. Se non che incontro Cipullo e Pezzi. Ci sono. Cipullo e Pezzi. Incontro Cipullo e Pezzi e ho detto, guarda, c'è una storia molto carina, Sconnessi, soltanto non posso fare la regia perché ho trovato il nono produttore alla nona opzione. Stavolta lo faccio, per cui mi dispiace ma non posso fare la regia. Per cui a un certo punto incontro questo produttore,
firmano tutti gli attori, firma la distribuzione, firma il contratto, è fatta. Solo che arrestano il produttore. Allora, detto questo, a quel punto ho richiamato Pezzi e Cipuldo, ragazzi, ma vi serve ancora un regista? E così, e è, così nato è nato Sconnessi. Facciamogli un applauso. No, perché allora, no, Roberto. Semplicemente io volevo dire che non sai mai qual è la cosa giusta che ti fa cambiare, diciamo, ti fa sbarcare l'onario, ma sicuramente la diversità mi ha dato grandi possibilità e mi ha reso una persona migliore. Toglietegli il microfono subito. No, vado. Ora, faccio solo una battuta. Non porta fortuna evidentemente fare il produttore di Christian, quindi non ho fatto gesti per scaramanzia. E vabbè, mi hai rovinato proprio la sera. Vabbè. E la seconda cosa, stavo pensando di produrre il prossimo, a questo punto forse ci ripenso un attimo. Grande Roberto. Vorrei chiamare la direttrice artistica Paola Tassone e il presidente del festival Diego Righini, che compariranno magicamente, eccoli qui. Benvenuti, vi accogliamo qui al centro. Andiamo io vorrei un po' chiamare più avanti. Che hanno sono due buste stati in mano. Io vado. Chi comincia? Direi tu, per galanteria. Vai. Testimonial Sorriso Diverso 2018. A Antonia Liscova. Interpreta magistralmente una donna russa che vive da sempre in Italia, che fa la governante nonostante faccia intuire la sua grande preparazione culturale e professionale. Una donna madre che ha affrontato la guerra, che ha cresciuto da sola una figlia, combattendo con coraggio le tante difficoltà della vita. In questo ruolo ci insegna a prestare attenzione all'animo delle persone, per tornare al mondo reale dove non si ha paura di nulla e di nessuno, ma lo si accoglie con garbo e gentilezza, dando priorità che ci mostra la forza del suo sguardo. Complimenti, Antonio, per questa magistrale interpretazione di Sconnessi, davvero. Tocca a te, Paola. A te il premio come testimonial del nostro Sorriso Diverso. Complimenti. Grazie davvero. No. Ecco i fiori. Prego. A te, Paola. Testimonial Sorriso Diverso 2018, con grande onore, a Ricky Memphis. Con la sua sagacia ironia riesce ad abbattere le barriere della socialità in una famiglia allargata, con un fratello con disturbi psichici e un cognato snob. Ci ha raccontato nuovamente come non giudicare prima di conoscere, come risolvere con il sorriso e come accettare con la tipica rassegnazione romana. In realtà sempre colma di affetto e accoglienza. Grazie. Ricky Memphis, testimonial grazie, del sorriso diverso. Allora, di premi ne avete ricevuti nel corso della vostra meravigliosa carriera tantissimi, ma questo è un sapore particolare, io credo. Non so se sei d'accordo, Ricky, e poi Antonio. Sono d'accordissimo. Come potrei non essere d'accordo? No, sì. No, è un piacere, è un onore, è un orgoglio. Mi dispiace venire dopo Marazziti, che sarete distrutti. Quindi sarò noi lo breve. Diciamo sempre di non dargli il microfono, ma ci cascano puntualmente. L'abbiamo detto al bar, alla signorina, dico, è stata colpa la tua, prego, non gli date il microfono. Mi aveva promesso che erano 30 secondi. Niente, volevo. Partirò dalla preistoria. Come sarò banale, ma io sono banale, la diversità e la ricchezza di questo mondo. Il mondo è fatto di tantissime diversità, grazie a Dio. E è bello che si prenda, insomma, l'accezione quella positiva, perché certo, ancora purtroppo nel 2018 c'è qualcuno che invece vede quella. Non c'è dubbio, Antonio, per esempio, è portatrice di una differenza culturale. Certo, ma beh, questa però fa parte comunque della mia vita, nel senso io sono un po' diversa in questo paese, sì, ho portato un pezzo della mia vita e ho preso parecchio comunque. Come fai a sopportarlo? No, beh, è una storia, pensavo, dico, ma abbiamo finito? No, invece dobbiamo andare solo per voi, perché proprio non ormai è, cioè, sembra veramente la tata russa, lui sembra veramente, oramai ci odiamo. Ma poi ci sei pure te.
mi ha insegnato anche a parlare romano. E lo parli benissimo. Ma lui parla russo? Io lui, sì, pochino, sì sì, qualche allora, lezione gliel'abbiamo data in montagna, quando chiedeva da mangiare. Ah ecco, l'abbacchio in russo come si dice? Gulash. Ecco. Questo era facile, effettivamente. Beh, grazie. Grazie a voi. Grazie ancora, grazie davvero. Grazie a Sconnessi, grazie a Roberto Cipullo, Cristian Marazziti, Antonia Liscova e Ricky Memphis. Grazie di cuore. A scendere, un sacco di traffico, questo è mio. Cristian, questo è suo. Bene. Il microfono torna indietro. Qui. Il microfono torna indietro. Grazie. Io credo che dovremmo lasciare il palco adesso. Sì, è il caso, vero? Facciamo una cosa, chiamiamo Miriam Catania. Sì, e noi ce ne andiamo via. Beh. Tutta per voi. Miriam Catania! Raccontavo che questa poesia, monologo, è nata da una chiacchierata con il regista con cui stavo, ho girato questo film, di cui avete visto un piccolo pezzo ora. Un paio di giorni fa dicevo, devo andare a questa manifestazione molto bella. E mi ha detto, ti scrivo una cosa io. E ora la condivido con voi. Spettatore, che sei mio fratello, e che sei diverso, più strano, più brutto, più bello, ferocemente solo, proprio come un attore quando la sua unica compagnia è la sua voce, che vola via. Se è vero che tra noi c'è un muro, non conosciamoci mai, 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 mai. Vai via senza passare dal camerino. Non conosciamoci mai di persona, meglio andare via senza una parola. E poi io non sono gentile. Invece qui, così, ti sorrido, ti voglio bene. Proprio perché sei sconosciuto. Perché al mio bisogno assoluto di amare, tu sei la risposta più facile, la più elementare. Io nel buio ti posso immaginare come voglio, proprio come mi pare. Se si accendesse una luce, io ti vedrei per l'appunto diverso, solo, straniero, e tu vedresti me una donna con i suoi problemi, non certo un'anima, e mi imporresti la vera ginnastica dell'amore, che io non sono sicura di saper fare, quella di saperti accettare. Abbiamo eretto barriere, muri e non vie sotto il mare. Abbiamo maledetto chi non ci somiglia, la pelle di un altro odore, ogni diversa terra, ogni diverso fiore. Senza saper gustare il banchetto perfetto della diversità di miliardi di persone, ci siamo rassicurati per gruppi, per branchi, affamati di convenzioni, di conformismo, di medesime parole, di medesime intonazioni, e tutto questo è difficile da recuperare. Ed è per questo che noi non ci dobbiamo mai e poi mai presentare. Pasolini è morto, Pierpaolo, ferocemente diverso, magnificamente diverso, fiero del dolore selvaggio di essere un uomo. Padre nostro che sei nei cieli, scrivevi Pierpaolo, Padre nostro che sei nei cieli, dacci una vita diversa, che faccia nascere, essere e non solo pensare o peggio non pensare, dacci una parola, diversità, la sola che ci permette di amare, godere, accogliere, celebrare. Spettatore mio, finiamola qui. È ora di andare, ma prima voglio farti un regalo. Una rosa. Una rosa trasparente, invisibile, guardala. È qui. Attraverso di lei puoi vedere la gente. Guardala, non dire nulla. Per una volta non giudicare. Accogli chi non è come te. Ecco, ti ho raggiunto. Diversi, insieme. Insieme solo perché siamo diversi. È questo istante che muore, il presente, che ci basti per sempre. Grazie. Miriam, non andare via, vieni qua. Io mi emoziono. Vieni qua. Chiamiamo Diego Righini. Metis, vieni, raggiungici. Bravissima. Ecco, Diego ci raggiunge. Perché qui c'è un premio, testo? Io questo lo tolgo. Dicevo, è del regista con cui ho girato questo film Anche senza di te, Francesco Bonelli. E chiacchieravamo, dicevo, devo andare in questa cosa bellissima dove promuovono i registi, dove... Ho detto, scrivo una cosa sulla diversità meravigliosa, te la faccio io. Abbiamo cominciato a parlare di... Abbiamo parlato di tutte le, insomma, l'esperienza di questa che sto avendo con voi, e quindi è nata questa poesia
monologo, non so come chiamarlo. Che è adattato a te. Comunque vorrei fare un applauso, perché dove l'ho trovato un presentatore che toglie anche il leggio, cioè, come se nulla fosse. Faccio il balletto stasera. Una meraviglia. Beh, lei ha presentato 12 delle 11 edizioni di questo premio, quindi insomma a me non mi tocca che fare questo. Ne ha passati dei conduttori, diciamo. No, nel senso positivo. Come qualcuno ha passato tutti i produttori italiani poc'anzi. Cristian, qualcosa ci accomuna. Allora, premio Sorriso Diverso dell'undicesima edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani Sidanera 2018 a Miriam Catania. È vero, il premio. Evviva! Applauso forte. Ora sentiamo il perché. Per la sua innata capacità interpretativa che con il suo lavoro è riuscita ad offrire la testimonianza della vita di una donna, ragguardevole esempio di molte altre. Che bello! La passione e l'emozione di una donna trasmette sul grande schermo sono in grado di dipingere il panorama di un'intera generazione di interpreti femminili, fiere degli ostacoli superati e sempre pronte a lottare per tagliare nuovi traguardi. Grazie, bellissimo, grazie. Testimonial del Sorriso Diverso dell'undicesima edizione di Tulipani di Seta Nera, ce la faremo. Evviva! Prendo il microfono. Perché... e Miriam Catania, grazie. Ora arrivano anche i fiori. Ah, facciamo la foto. Ecco. Grazie mille, no, grazie. Grazie. Ecco a i tuoi fiori. Evviva! Sì, state attenti che... Grazie a complimenti. Tutti. Grazie a te, bravissima, Miriam. Grazie, Miriam. Diego. Ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie, Miriam. A dopo. Bene. Allora, c'è una sezione speciale all'interno del nostro festival dedicata alla musica. Sì. Siamo molto attenti alla musica. Abbiamo un nostro pilastro portante del festival, nonché conduttrice, che vedo che sta arrivando lentamente, quindi prendo tempo, che ieri ha presentato la sezione social videoclip. Le facciamo un applauso, Serena Gray. Era una lunga strada da percorrere. Ciao Serena. Ciao Serena, buonasera, ben arrivata. Ben arrivata. Ciao, ben grazie, arrivata. Buonasera. Come è andata Serena ieri? È andata benissimo, è stata indubbiamente una grande emozione, anche se la sezione è un po' giovane, perché in realtà sono, diciamo, appena 4 anni che abbiamo inserito i videoclip all'interno della rassegna dei corti. Però devo dire che quest'anno è stato veramente, scusate, sono emozionata già da ieri, ho corso. Sì, sì. Devo dire che quest'anno sono arrivate veramente tanti videoclip, io... fra l'altro incito il pubblico, bellissimo, pienissimo, fatevi un grande applauso perché lo meritate, però so che fra di loro ci sono produttori, discografici, registi, e quindi vi invito a supportare la musica, a supportare gli autori che scrivono, i cantanti, insomma producete tanti videoclip, naturalmente con tutte le tematiche sociali, perché vi aspetto il prossimo anno alla prossima edizione dei Tulipani di Seta Nera, naturalmente hashtag social clip di ASN 2019. Sì, ma chi ha vinto? Lo vogliamo chiamare? Andrea Pintucci, il paradiso è qua! Dov'è? Dov'è? Eccolo, anche lui di corsa! Già si è nascosto il premio. Auguri, ciao. Andrea, ancora complimenti. Naturalmente l'applauso va a tutti coloro che hanno mandato i videoclip. Prego, Franco Di Mario. Ti posso dare il microfono o succede una scatafascia? Cioè, inizia a cantare, perché è anche protagonista del videoclip, hai capito? C'è il doppio pericolo. Sono diciamo... Diciamo che no, è che deve andare a lavorare alle 6:40 in diretta, quindi. No, semplicemente che in una platea così bella la mia canzone voleva esprimere la ricerca del bello, che un po' la stiamo perdendo, ci stiamo abituando un po' troppo al brutto. E questo è anche un po' un tema sociale. Tu hai fatto sia il cantante che il regista, sei stato da un lato all'altro della barricata, che è una cosa sì, un po' perché singolare. Diciamo i soldi sono pochi, quindi mi devo un po' adattare, ecco. La motivazione vera era quella. Eh beh, per forza. So arrangiare e fare tutto. Di fronte a una platea così, insomma, cinematografica vera, bisogna dire la verità. Cioè, io sono un regista che mi sono appassionato a questa cosa perché... Però è anche vero, insomma, che il linguaggio dei videoclip ha contaminato il cinema e viceversa. Insomma,
i due linguaggi si sono parlati a lungo e sono diventati anche una terza cosa addirittura. C'è una osmosi tra le due cose. Sicuramente sì, ma questo me lo insegnate voi, me lo dovete dire voi, nel senso che io sul mio video ci ho buttato un po', come dire, le mie idee, la mia passione. Considerate che viene girato tutto quanto da un parrucchiere, quindi si crea tutto lì, tutta una situazione in cui a un certo punto uno che va dal parrucchiere si dovrebbe rilassare, invece lo massacrano praticamente, gli strappano i capelli, fin quando poi finisce la scena, finisce con un bacio finale. E la canzone parla appunto di riappropriamoci un po' dei valori etici, no? Quindi se dobbiamo uscire, leviamo questi benedetti cellulari, cominciamo a parlarci, cominciamo a guardarci negli occhi e a dirci magari che begli occhi che hai, no? Capito? Indipendentemente dal sesso, oppure se sei un cane o un gatto, ecco. Se ci dobbiamo dire delle cose, ce le diciamo. E questi telefonini, che sono un po' la parte anche nera della nostra vita, che ci deve anche stare, ce li teniamo un po' in disparte, no? Come un po' tutta la cibernetica che ci avvolge. Ecco. Un'edizione dedicata all'omofobia. Va bene, grazie Andrea. Grazie Andrea Pintucci. Io chiederei un grande applauso, assolutamente, per Franco Di Mare, ma per questa meravigliosa Metis di Meo che per due giorni ha tenuto veramente in ostaggio 250 persone. Esattamente. Vabbè, grazie a Dio, loro però, non lo sanno, come sempre sei fantastica. Permettimi però è dovere ringraziare tutto lo staff dei Tulipani in Seta Nera, in particolare l'ideatrice, la direttrice artistica, la dottoressa Paola Tassoni, il presidente Diego Righini, per darmi sempre questa opportunità. E io lo reputo il mio figlio e quindi insomma sono la madre più felice del mondo. Grazie davvero. Grazie a voi, gentilissimi, grazie dei fior. Grazie. Serena, riprendo il microfono. Ci vediamo l'anno prossimo con le social videoclip. E ora vi presentiamo invece la nostra presidente della giuria di varietà, Elisa Costanza. Ciao Elisa, benvenuta. E senza Paolo Ruffini? Paolo Ruffini. No, Paolo che Ruffini. Paolo, vieni anche SOS tu. Paolo, Paolo, eccolo. Ruffini? Dov'è? Guadagna il centro palco. Maestro Vince, facciamogli un ingressino che forse ha bisogno senza di musica, Paolo non arriva. Un aiutino. Paolo. Paolo Ruffini. Arriverà. Eccolo, beh, meglio di così. Sì, cercavamo te. Con Pieri, con Miriam. Allora, beh. Succedono sempre delle strane cose dietro il nostro palco. C'è un altro mezzo spettacolo là dietro, sapere. Ma non vogliamo raccontarvelo. Va bene. Sì. Elisa Costanza è la presidente della giuria di varietà, ovvero quella che si è presa la responsabilità di gestire tutti questi giurati di cui abbiamo parlato, di questo famoso sequestro di persona. A parte gli scherzi, tanti esperti di cinema, dai critici agli attori e produttori. Come è andata, Elisa? Eccolo. È andata molto bene, ovviamente. Noi siamo è stato scioccati. Molto emozionante. Ci teniamo nascosto. Devi capire. No, è stato un grande lavoro. In realtà siamo stati veramente due giorni a goderci tutti questi corti già selezionati. Quindi, insomma, il lavoro grande era stato già fatto prima dalla giuria tecnica. E tra l'altro è il momento anche di fare dei ringraziamenti speciali per me, che sono per la mia giuria di varietà, nel nome di Catello Masullo, Paola Dei, Massimo Nardin e Franco Mariotti, grazie mille. I nostri critici cinematografici, vicepresidenti, che ci aiutano nella selezione tutto l'anno, anche a Venezia e a Roma. Grazie di cuore. Hai una busta? Ho una busta, quindi è una cosa positiva di solito, no? Di solito, sì. Allora, sono qui per premiare il sorriso di varietà. Allora, premio Sorriso di Varietà dell'undicesima edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2018. A. Suspense. Do Ut Des di Valentina Tomada. Do Ut Des di Valentina Tomada, regista. Dove e sei, protagonista. Valentina? Eccola che arriva. Eccola. Eccola. Che tema scottante. Eh sì. Buonasera, ben arrivata. Complimenti. Complimenti. Prego. Paolo. Complimenti, prego. Valentina. Il premio lo dovevi dare tu, ma insomma. Guarda. Vabbè, fa niente. Mi fa piacere essere prezioso. Prego, due parole. Ecco il microfono. Ma fai tu. Grazie, io che dire, non ho parole. Sono
Allora diciamo una cosa. Sono molto contenta, allora, sono, non me l'aspettavo. Do des, lo dice il titolo, ma da sé. Dare una cosa in cambio di un'altra. E tu dai una cosa a me. Diceva anche Weinstein diceva così alle attrici. L'argomento è proprio quello. Perché l'argomento è proprio quello. È proprio quello. È proprio quello. Ma questo è nato, questo film è nato molto prima che succedesse tutto questo casotto. Ma questo cioè, è ancora più prezioso. Sì, perché insomma, secondo me è un problema che c'è sempre stato. Culturale, adesso è uscito fuori un po' di tutto, però è così. Io dico sempre, e lo dico purtroppo, che le donne sono un po' una minoranza, cioè vengono trattate male. Certo. Purtroppo. Tanta strada si deve fare. Io sono una che ama follemente le donne, in senso buono, no, nel senso che sono sposata, tutti i sensi sono accetti, figlia, e mi è venuta una figlia, sono felicissima, perché veramente io sono femminofila, come si dice? Sì. Boh, non mi viene, però scrivo per le donne e mi diverto a far ridere anche, perché scrivo sempre cose, spero di fare cose divertenti, e spero che questo corto vi abbia divertito un po', insomma, almeno un po'. Io direi allora che ci guardiamo il trailer, lo possiamo gustare insieme? Spostiamoci un po' di lato, che così guardano tutti, ecco. Alle 9 devo andare a cena col presidente della società dove lavoro, se no, niente lavoro. Il personale della mia azienda è composto quasi esclusivamente da donne. Sono fedeli, intelligenti, proprio come il migliore amico del mondo. Già mi piace poco questo fatto che devo uscire per forza con un vecchio bavoso che pensa di poter fare quello che vuole. Ma magari voi a mamma manca il bavoso, no? Magari! Il modo in cui tu tratti un tema così terribile e delicato è anche pieno di ironia, perché questo tema è venuto fuori adesso nella maniera che tutti noi conosciamo perché ha toccato, diciamo, un ambiente che è l'ambiente dorato delle serie del cinema. Però Me Too è qualche cosa che ha sconvolto le regole del gioco e ha portato alla luce un fenomeno che, ahimè, attraversa tutto il mondo del lavoro e soprattutto definisce la relazione uomo-donna sul mondo del lavoro, che spesso si traduce in una relazione di ricatto. Tu l'hai fatto in maniera ironica, però. L'ho fatto in maniera ironica perché io, questo è il mio quarto cortometraggio e io tendo a scrivere così, cioè io penso che si possa far ridere, far sorridere, far ridere, poi dipende quanto uno, no? Certo. Coglie le battute, e far pensare. Cioè, anzi, forse si pensa anche di più, perché quando ti trovi di fronte a un cortometraggio, io li chiamo pesanti, io faccio, anch'io organizzo un festival, delle volte ci sono dei corti anche belli, ma pesanti. E allora ci sono argomenti pesanti, che tratti in modo pesante, alla fine dici, oddio, dov'è? Mi suicido, mi bevo una coppa di vino, perché ne vale la pena. Però, insomma, secondo me si può rendere la vita più leggera parlando di cose pesanti, che però ti fanno riflettere, ti portano l'attenzione, no? Su alcune cose. Qui ci sono, a parte io devo ringraziare i miei attori, perché siamo tantissimi, siamo 10, no? Bellissimo dieci. Cast. Qui in rappresentanza ho Luciana De Falco, che non so dov'è in questa marea, sì. Siete tantissimi tra l'altro. Eccola. Eccola Luciana. Mitico, perché i miei, e Enzo Carramone, che dove sta da qualche parte, eccolo laggiù Enzo, sono venuti solo loro perché gli altri, viva Dio, lavoravano, comunque loro sono stati bravissimi, cioè secondo me io il mio cortometraggio, giuro, al 90% è frutto della bravura di chi ci ha lavorato, e quindi grazie, ti dico grazie a te, ma insomma grazie. Allora io direi di ripetere foto di Rita, avanti tutti insieme, ora che ci sono due protagoniste, a te tocca perché eri il premiatore, quando foto raccontiamo tutti insieme. Storie urgenti e necessarie, siamo sempre pronti. Doubt Death, premio della giuria di varietà, miglior corto dell'11ª edizione Tulipani di Seta Nera. Grazie, perché il terzo premio mi porto a casa io, sono veramente sono contenta. Risate amare, grazie Valentina, grazie a voi l'omaggio floreale. Grazie a voi tutti, grazie Elisa Costanza. Grazie. Ti lasciamo tutte le donne, io mi riprendo il microfono. Mi ha guardato malissimo Paolo. Va bene. Chiamiamo Silvia Salemi, Silvia? Sì. Bene.
signore e signori, Silvia Salemi. E noi ce ne andiamo pure, che dici? Sì, via. Andiamo. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Come lo faceva la... Woo-hoo!
Ah, così è, questo è il gesto? Voglio imparare. Allora sono Francuzzo. Ciao Francuzzo! Che stai? Te frega, te, tu sei bella e giovane. Ciao, ciao Silvia. La pago, io non è che... Buonasera, bentrovati a tutti. Come vedete poi io sono molto scherzosa, mi piace perché il tema è molto serio. Sì. Però se ci arriviamo con una canzone come Casa di Luca, che poi è la condivisione, lo stare insieme, il tema centrale dei nostri giovani, no? Ritrovarsi. Esatto. Allora ecco che la diversità diventa una rampa di lancio per un argomento importante. E anche la musica può servire come veicolo per questo. Beh, infatti se tutti facessimo più musica e ci occupassimo più del bello, saremmo distratti da bullismi vari, violenze sulle donne vari, avremmo molte meno cose di cui parlare, brutte, e più cose belle da condividere. E se chiamassimo Claudio Gregori a condividere con noi? Per esempio. Greg, dove sta? Ciao Claudio, qui in prima fila, lo accogliamo con un applauso? Un applausone! Su! Io chiamerei sul palco anche Micaela Foti, che so che è qui con noi. Dov'è Micaela? Micaela, Micaela. Benvenuta Micaela! Ciao Claudio. Ero io la cantante, ero io. Hai visto? Ero proprio. Come stai? Ciao Micaela. Le basamane. Ciao, ciao. Molto ciao. Ciao Claudio, come stai? Facciamo convenevoli, vieni qua. Ciao. Benario, quante, è la sorella sono... della mia dentista. Sveliamo tutti gli altarini questa sera? Sì, okay. A proposito di svelare gli altarini, voglio svelare l'altra vita di Silvia, perché tra belli ma non bulli ha passato in giro non soltanto la Sicilia ma gran parte dell'Italia. Dovete sapere che oltre alla Silvia cantante, conduttrice radiofonica e televisiva che sicuramente conoscete, c'è un'altra Silvia che ha speso parte della sua vita proprio per parlare ai ragazzi personalmente nelle scuole. Sì, in due casi, con l'Associazione Nazionale Magistrati, dove sono andata personalmente a parlare di questi temi, vari temi, non soltanto del bullismo, e poi siamo entrati nello specifico con Belli ma non Bulli, che è stata una campagna voluta dal Ministero e da cui è partita poi, cioè è stata incardinata una legge in Parlamento contro il cyberbullismo che oggi, anche grazie all'onorevole Campana, è legge. Quindi ci sono delle parole chiave che quando entrano nel sistema vengono automaticamente bloccate. Questo è solo un inizio, però è un buon inizio per contrastare il cyberbullying. Certo. Ci ha messo la faccia, Claudio, oltre che la voce. Claudio, oltre a essere... Claudio è un uomo del Rinascimento, cioè è autore, attore, conduttore radiofonico, autore di testi teatrali, ha delle scarpe meravigliose ed è anche un formidabile musicista. È un grande chitarrista, sì, è un grande chitarrista. Invidio molto, invidio. Sì. Cosa suoni? La chitarra. No, vabbè. La pitarra, come dice mia figlia. Posso dire una cosa? Io, ma lui si sente. Qualche anno meno di Claudio, ero sua vicina di casa, andavo al Fonclea solo per sentire Claudio fare rock, perché è un musicista eccezionale. Capito? Un applauso! Un applauso a Claudio, perché... Io sono un fan di 610, posso fare citazioni. Dovrei dire? Ti ho lasciato il microfono. No, la musica è la mia passione principale, io se potessi... lascerei tutto quanto e mi dedicherei soltanto alla musica, però in Italia è un'impresa che non è mai... Chissà che cosa direbbe in grande capo indiano esti... Sì, no, la cosa importante, il consiglio che io do sempre a chiunque voglia intraprendere una, specialmente una carriera artistica, è imparare l'inglese e andare via. Ottimo. La fuga dei cervelli è una cosa, una certezza. Michela invece ha cominciato praticamente che era così, forse così... Con Ti lascio una canzone, poi ha girato il mondo, non so quanti ormai LP sei arrivata? Sono in realtà da 10 anni, 10 anni di attività anche. Lo dice 24 così, anni. A 18 anni. Ma. Sì, vado fiera di questi anni di attività, faccio la musicista e cantante, insomma mi ispiro anche a delle grandi artiste come chiaramente Silvia. Grazie, sono onorata. Veramente molto contenta di essere qui su questo palco con voi, insomma il mio percorso è tutto in salita, ancora ho tanto da imparare. Per e tutti noi è in salita, non preoccuparti, per tutti è vero, noi. È vero. Chi legge la motivazione? È di buon auspicio, Micaela. Facciamo premiare musica e musica. Claudio Premio Sorriso Diverso della 11ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2018. Scusa, se un sorriso diverso è per colpa di tua sorella, quindi. Sì, cioè, poi la picchio, non ti preoccupare. Vengo risarcita, no, sì. A Silvia Salemi. Grazie, grazie infinite. Grazie, grazie a Tulipani di Seta Nera. Spero di potervi citare nella trasmissione Piccole Luci che conduco per Rete 4, dove le tematiche centrali sono per l'appunto. Io poi scherzo molto perché
dentro sono abbastanza pesante e profonda, quindi ho bisogno di scherzare molto poi per converso, e quindi spero di avervi, di potervi citare come veramente un momento di riflessione importante che parla di temi importanti. Grazie a tutti. Silvia, goditi la motivazione da parte di Michela. Lo prendo. Per aver dimostrato il suo impegno sociale nella trasmissione televisiva da lei condotte, sì, come vedere Claudio a casa di Silvia su Rai 1 e Piccole Luci su Rete 4, non solo per la sua musica che ha il potere di catturare ciascuno di noi, ma anche come donna che ha saputo lottare contro le difficoltà e contro ogni forma di discriminazione. Per essere portavoce nella campagna contro il cyberbullismo Belli ma non bulli, dell'iniziativa Riscriviamo il futuro di Save the Children e di Earth Day Italia. Per essere la madrina di un progetto per la legalità molto importante nelle scuole attraverso l'Associazione Nazionale Magistrati. Silvia Salemi. Complimenti a Silvia. Grazie Salemi. Grazie infinite, grazie davvero. E ecco anche i fiori, quindi adesso dovremmo capire come portarli. Ti tengo io questo. Va bene, ok. Ecco. Fiducia. Grazie a tutti e viva i tulipani di seta nera, fatemelo dire. Grazie, buona serata. Grazie Claudio. Grazie Silvia. Grazie Claudio. Ciao, grazie. Grazie Michela. Ciao Claudio. Oh, adesso io ho due microfoni, tu c'è niente. Non è possibile, si sono moltiplicati. Vedi, come i tulipani. Allora. Chiamiamo il direttore dei palinsesti Rai, Marcello Ciannamea. Buonasera. Ciao direttore. Ciao. Ecco. Questo per lei, grazie. L'accogliamo al centro palco, questo mio. Bene, buonasera a tutti. Allora, nei palinsesti Rai trovano... No, io dico, questa è una serata in cui noi stiamo festeggiando tantissimi artisti, tantissimi autori, cantanti, cineasti, però dovremmo avere una parolina buona anche per questa azienda, la nostra azienda, che pone al centro della sua esistenza l'imperativo, diciamo così, che è quello istituzionale, e poi immediatamente dopo l'apertura al sociale. Io non lo dimenticherei mai. Essere azienda pubblica, viva Dio, significa anche questo. Allora, tu conduci Franco Una Mattina da un po' di anni. Sì, ero una vita. Da piccolo. E sai quante iniziative sociali dedichiamo, non solo all'interno di Una Mattina, ma in tutto il palinsesto Rai, di tutti i 12 canali, addirittura anche di quelli diciamo dedicati ai ragazzi, ai bambini, con come dire, declinazioni diverse, sfaccettature diverse. Lo facciamo anche utilizzando il cinema italiano, utilizzando i corti, per esempio, ma tante altre, diciamo così, articolazioni con aspetti diversi. Per cui Rai fa veramente tanto e dovrà ancora fare tanto, insomma. Si impegna tantissimo per il sociale, per le diversità, lo fa con il racconto sia dei documentari, del cinema, insomma, tutte le articolazioni dell'audiovisivo e con tutte le sue società, quindi non solo con il canale televisivo, con i canali televisivi, lo fa anche con la radio, lo fa con il web, lo fa con Rai Play, lo fa perché è Media Company, quindi è una società che in tutta la sua, diciamo, articolazione, la sua grandezza, segue questo percorso in quanto è servizio pubblico. Questo è il senso di Rai. E ne siamo fieri. Anche perché allora Posso dire che noi siamo partiti con un segretariato sociale che è venuto a conoscere il festival, è stato sposato da Rai Cinema, da Rai Fiction, da Rai Movie, e con grande orgoglio sappiamo che, insomma, l'anno scorso i nostri corti sono andati sulla prima rete, e parlare, far vedere dei corti sul sociale è stato un grande risultato. È soltanto un'azienda grande che veramente crede nella televisione come un mezzo per educare, il pubblico ce l'ha permesso, quindi grazie di cuore. Grazie a voi. Chiamiamo grazie I prossimi protagonisti di questo spazio. Grazie. Allora, arriverà una motivazione. Eccole qui. Che faremo leggere al nostro direttore, così svegliamo direttamente chi sono. Noi siamo qui di supporto, reggiamo microfoni, apriamo buste, grazie, Occhiali. Allora, premio Sorriso Diverso della 11ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2018 a Gramigna di Sebastiano Rizzo. Leggo la motivazione. Per aver portato alla luce la diversità di una realtà a cui ci si può adeguare o che si può lottare, ed è la scelta umana che, come sempre, scrive la storia. Ci vuole molto più coraggio a vivere che non a morire, restare al vento e resistere pur sentendo che una parte di te
la possiede l'abisso. Complimenti a Gramigna. Chiamerei sul palco il produttore Alfonso Santoro e il produttore protagonista della storia reale, Luigi De Cicco. Ben arrivato. Michele Concuzza mi sa che non è in sala ora con noi, arriverà. Michele è l'autore del libro su questa storia straordinaria. Buonasera, ciao. Storia straordinaria di cronaca, ma che è anche la storia di un riscatto, perché non è detto che, insomma, nascere in certi quartieri, nascere in certe realtà significhi necessariamente essere destinati poi a proseguire nel solco della tradizione camorrista, nel caso specifico del protagonista di questa storia, visto che è nato in una realtà particolare della Campania, o magari mafioso perché si è in Sicilia, o ndranghetista perché si è calabrese. Questa storia racconta della possibilità di riscattarsi e di scegliere una vita diversa. Luigi, mi piace dire che lui ha un ristorante a Civitavecchia, ma per arrivare ci siamo conosciuti. C'è una lunghissima storia dietro, perché Luigi, oltre ad essere produttore, è vero protagonista di questa storia che Gramigna racconta. Quanto ci hai messo per arrivare a Civitavecchia? Diciamo che scappare. Devo rilassarmi un attimo perché sono emozionatissimo di stare qui questa sera. È più facile. Sono facciamogli un applauso, non è il suo habitat naturale, vero? Ciao caro. Qualcuno ha mangiato, qualcuno di voi ha mangiato da me a Civitavecchia. E niente, allora iniziamo. Pannofino, Francesco Pannofino, per il ok, vuol dire sì, si mangia bene. Mangiato bene. Ci fidiamo. Ma si mangia bene, sì. Allora, io porto i saluti di Michele Cucuzza perché ha avuto un imprevisto e è dovuto partire per Milano dalla D'Urso. È andato e mi ha detto. Dalla D'Urso? Quindi sì. È peggio per lui. Ci sentiamo. Peggio per lui. Lo dico, però voi sapete, questo lavoro, com'è fatto, quindi io ci tengo a ringraziare Michele perché tutto è iniziato con una chiacchierata in macchina, scusate il mio italiano, ma ci ho fatto la terza media due volte. Non ti preoccupare, faccio il terzo. No, vabbè, perché voi parlate tutti bene, qua io sono napoletano, sono un po' diverso, io sono un po' diverso, quindi. E quando poi mi sono raccontato a Michele, perché noi abbiamo fatto un libro assieme dal titolo Gramigna, edizione PM, e niente, Michele mi ha guardato e mi ha detto, ma tu lo sai che io, quando ti guardavo nei tuoi atteggiamenti, ti ho sempre visto un po' diverso dagli altri. E io ringrazio questa mia diversità che poi mi ha portato qui oggi, ci ha portato a fare insomma il libro, a fare il film, con il produttore, con la Glam Movie Production, che non smetterò mai di ringraziare perché certo, io da solo non potevo fare nulla, quindi questo gruppo che è cresciuto nel tempo, chi ha creduto in Luigi, ecco, ha fatto sì che il progetto, perché noi lo chiamiamo, giusto Alfonso, noi lo chiamiamo progetto, non lo chiamiamo più né film né libro, cioè quelli stanno lì, sono bellissimi da leggere, da vedere, ma questo è un progetto perché noi stiamo girando le scuole di tutta Italia, e con UNICEF nazionale stiamo facendo questi corsi didattici nelle scuole di, insomma, veramente di tutta Italia. Sto girando tantissimo, sto allontanando un po' il ristorante, però vabbè. Ciò chi lo porta avanti. E quindi ci teniamo tantissimo. Io volevo ringraziare tutti i giovani che ci seguono, tutti i giovani che comunque quando entriamo nelle scuole le maestre ci dicono che sono presi da questo, da questo tema, no? Perché comunque voi sapete che questi sono temi molto forti. E allora quando io arrivo e con questa mia diversità riesco ad arrivare i giovani, io lì mi inchino a loro e con l'applauso loro, con la loro stima e il loro affetto sto andando avanti e sto crescendo sempre di più. Quindi grazie a tutti voi, insomma grazie a chi ha creduto in questo progetto, grazie agli attori Gianluca Di Gennaro, Anna Capasso, Ernesto Maieri. Io posso farli salire perché questi ci hanno accompagnati. Aspetta. Ah, no, scusate, no, Marcello Ciannamea, okay, consegna a voi volevo, produttori, non volevo condurre questo io, volevo solo. No, è bene male che era timido, capito? Era timido. No, era timido, siamo diventati una famiglia, quindi io ci tengo tantissimo. Alla famiglia ci tengo tantissimo. No, non lo dite due volte perché. Ritirate e fate una consegna ufficiale di questo premio che va a Gramigna. Il direttore vi consegna il premio speciale Sorriso Diverso a Gramigna. Ai produttori veramente grazie Luigi perché grazie direttore, stai dimostrando che si può scappare dalla camorra e avere una nuova vita lontano da tutti, totalmente differente. Ma prima di far salire il vostro protagonista, ci gustiamo un pezzettino del trailer? Dai, guardiamolo insieme. Mettiamoci qua.
questa è una storia che assolutamente vale la pena raccontare, un esempio di riscatto, un esempio di rivincita. Destino bizzarro il vostro, eh? Non ci tengo ad incontrare mio padre in galera. Pensi di essere tanto forte perché sei il figlio del boss? Che dovrei fare? Devo prendere esempio da te? Io amo mio padre, però non gli posso perdonare di avermi regalato questo inferno. La vita ti metterà sempre di fronte a situazioni difficili. Gianluca Di Gennaro, raggiungici sul palco. Facciamogli un applauso al protagonista di Gramigna. E chiamo anche Paola Tassone e Diego Righini. Benvenuto. È complesso raccontare la storia vera di Luigi, estremamente complesso, perché vi invito a gustarvi questo film, perché è una storia vera, estremamente complessa, che l'ha portato oggi a questo risultato, e vederlo così sorridente, conoscendo tutto quello che gli è successo, è veramente una gioia al cuore. Veramente Luigi, facciamogli un applauso, perché non potete immaginare cosa vuol dire per lui vedere la sua vita là, in un film. Diego, a te la busta. Allora, testimonial, sorriso diverso a Luigi De Cicco, detto Mr. G. Per aver scritto a quattro mani con Michele Cucuzza un vero e proprio manifesto, l'elogio della legalità, un testo che trasferisce messaggi di grande valore, una mappa che traccia un solco da percorrere. Il libro si svolge sia a chi ha già imboccato la strada della giustizia, sia a chi trova davanti a un bivio e deve scegliere tra la legalità e il malaffare. Complimenti Luigi. Grazie. Un bel esempio. Allora, dicevamo, questo film lo stai portando in giro per le scuole? Sì, stiamo girando le scuole e stiamo facendo le famose... Le famose matinée. Con la produzione abbiamo chiuso un accordo. Ci vai anche tu in giro quando puoi? Sì, quando puoi viene anche lui. Sì, c'è chi fa il prete, chi fa beneficenza. Io ho fatto Gramigna e sto andando a vedere tutte queste presentazioni. No, veramente, ripeto, si è creato un vero gruppo e stiamo girando l'Italia assieme a Unicef nazionale. Ripeto, lo dico sempre perché poi, cioè, vediamo, parlammici di armi, ma chi si aspettava di fare un percorso del genere? Io sinceramente no. Però, ripeto, accogliamo la diversità di tutti perché possiamo imparare qualcosa, bene, tutto qua, senza giudicare, senza pregiudizi. Allora io vorrei che questo applauso coinvolgesse gli attori, ma soprattutto la vita vera in questo caso. Grazie. Volevo anche ringraziare, cioè, la sceneggiatrice Camilla Cooper, che ha scritto la sceneggiatura di Gramigna, che questi fanno un lavoro veramente... Franco, è stata ad ascoltare parecchio. Gli tocco il microfono. Perché sì, è timido. Anche perché Paola ha una busta, una busta da leggere, una busta da leggere. Complimenti. Buona serata. Grazie. Un momento. In realtà c'è un'altra sorpresa. Testimonial, sorriso diverso, 2018 a Gianluca Di Gennaro. Per la sua interpretazione intensa e dalla forte vocazione educativa. Gianluca Di Gennaro, nel suo ruolo, mette in scena una toccante parabola di crescita, lotta e riscatto, una storia nella quale molti possono riconoscersi e da cui si può trarre una lezione di coraggio e soprattutto di speranza. Complimenti Gianluca, ecco il premio. Con questa tripletta di premi vi invito a centropalco per le foto di rito, tutti e tre, i due produttori e l'attore protagonista. Ancora un applauso a Gramigna! Siamo molto orgogliosi di avervi qui con noi. Grazie mille, grazie Diego, grazie Paola. In bocca al lupo. Arrivederci, grazie. Franco, e allora, l'abbiamo annunciato prima. Il lavoro del vigile urbano, complicato. ma è un bel andare però, perché è bella gente, belle cose, insomma, siamo pieni di bellezza. Speriamo stasera di far venire voglia a tutti di godersi questi film e questi corti, andateveli a vedere, allora, i nostri sono soltanto piccoli, piccoli racconti. Sì, andiamo assaggi, questi sono assaggini.